Buonasera, ben ritrovati. Ventesima puntata per il dopopartita. Salutiamo subito in questa prima parte dedicata al calcio Gigi Ravaglia e torna il direttore sportivo del Limolese Filippo Ghinassi. Ben ritornato. Allora, velocemente diamo uno sguardo con l'aiuto della grafica ai risultati e quello che interessa al Limolese è il pareggio 2-2 casalingo con il San Donato, ma dagli altri campi arrivano dei risultati anche sorprendenti, con la sconfitta dell'Entigione, con la sconfitta del Ravenna, con la sconfitta della Correggese, mentre vince, soffrendo però, eccoli qua, il quadro completo, vince il Rovigo. La sorpresa, dicevo, più grossa forse è la Correggese, che perde nel campo dell'Adriese 3-1, l'Entigione in casa con il Mezzolari, il Ravenna in casa con lo Scandicci, che sarà il prossimo avversario del Limolese, Limolese che ha fatto 2-2. La nuova classifica del campionato dilettanti, girone D, vede in testa a questo punto il Rovigo, che balza sopra di un punto al Limolese 50, il Limolese 49, e poi a scendere il Lentigione, che rimane in corsa 47, perde terreno a questo punto il Ravenna, come perde terreno la Correggese, e risalgono un po' a sorpresa. Avevamo ipotizzato che era una sfida fra queste 5 squadre, fra la capolista che va direttamente in Lega Pro e le 4 che disputeranno i playoff. In realtà a questo punto tornano in corsa per almeno i playoff diverse squadre, fra cui lo Scandicci, il Mezzolari e appunto il Castelvetro. Gigi Ravaglia, poi andiamo a sentire l'intervista all'allenatore a fine partita. C'è un vecchio detto che dice: i campionati si vincono con le grandi, ma si possono perdere con le piccole. Qualcuno ha detto mancanza di cassim, adesso è di moda questo termine. Il mister ha detto non è mancato l'impegno, è mancato forse la concentrazione. Vero anche questo. Col senno di poi magari qualcosa di più, di meglio si poteva fare. Ad esempio, io avrei fatto giocare martedì nella linea difensiva e non avrei fatto giocare Saporetti con i tre attaccanti in avanti, anche perché Saporetti ama gli spazi larghi, mentre queste squadre vengono a Imola regolarmente per difendersi soltanto, non ti lasciano spazi e poi partono in contropiede. Dopo, se vediamo il filmato dei gol, ci accorgiamo che si poteva fare di più di meglio, ma in tutti i gol che si prendono si può fare di più di meglio, soprattutto sul secondo gol non si può rincorrere un avversario per 30-40 metri e non fargli quel fallettino tattico che si ferma l'azione, poi chiuso lì. Allora, sentiamo innanzitutto Francesco Baldini, allenatore, al tuo microfono a fine gara, in una gara pareggiata comunque, ed è il 14° risultato consecutivo positivo per Ecco, cioè l'Imolese. stiamo diciamo, trovando il cavillo in una che situazione fa perdere che... però la testa alla classifica. Poi andiamo da Ghinassi. Partiamo da Baldini. Negli anni 80, mister, cantavano: non sempre si può vincere. Beh, l'ho appena detto ai tuoi colleghi. Non lo sentiamo in studio, ma penso sono che a casa si incavolato senta. perché oggi ci abbiamo messo del nostro. Sapevamo, insomma, che non l'avremmo vinte tutte queste partite perché eravamo in una serie positiva molto importante. Sappiamo in questo girone che si può perdere punti con chiunque. Noi oggi ne abbiamo fatto uno, domani vi diremo gli altri cosa faranno. Ti ripeto, sono un po' arrabbiato perché ci abbiamo messo del nostro, tante distrazioni, i gol, uno l'abbiamo preso sul contropiede e sapevamo che questa squadra ripartiva in contropiede, uno l'abbiamo preso su palla inattiva con un difensore che si inseriva da fuori e sapevamo che si inseriva da fuori, quindi sono tutte cose che abbiamo provato in settimana e forse oggi non eravamo concentrati al 100% e mi riferisco al primo tempo. Il secondo tempo penso ci sia stata poca storia, ecco. Avversario tosto ed è mancato qualcosa nella fase di costruzione. Beh, noi abbiamo preso Selvatico per fare questo tipo, il tipo di gioco che vogliamo fare. È logico che Olivieri oggi, che si è adattato a un ruolo non suo, ci ha provato in parte anche Monacizzo. Però insomma non sono Selvatico. Selvatico è un giocatore fondamentale, difficilissimo in Serie D da rimpiazzare per qualsiasi squadra, ecco. E abbiamo perso un po' di lucidità sulla costruzione, ecco, mi viene da dire che siamo stati un po' lenti sulla manovra, anche se poi loro ci hanno chiusi veramente tutti i varchi, soprattutto al primo tempo con questo 4-4-2 ci avevano chiuso un po' tutti i varchi. Scandicci per riprendere la strada della vittoria.
Assolutamente sì, ma noi per mentalità cercheremo di vincerle tutte da qui alla fine, quindi ora vedremo domani cosa fanno le altre. Dovesse succedere che si va sotto di un punto, il campionato è veramente ancora lungo, ci sono ancora tutti gli scontri diretti, il Delta deve giocare ancora con Lentigione, noi dobbiamo giocare ancora con Lentigione, dobbiamo giocare con Ravenna, quindi insomma a tutti piacerebbe o a tutti sarebbe piaciuto rimanere in testa e vincere il campionato con 10 punti di vantaggio, ma noi sapevamo che non può succedere, è un campionato molto equilibrato. Mancherà Monacizzo, ma entreranno i 3 assenti di oggi. Sì, 3 assenti di oggi perché sono 3 assenze importanti. Grazie mister. Grazie. Sentito l'allenatore, allora andiamo a sentire, prima di parlare della partita di Scandicci, il direttore sportivo. Come giudica la gara di ieri, considerando, come abbiamo detto con Gigi, che sono comunque 14 risultati consecutivi. E firmeremmo per altri 14 risultati positivi. Ne mancano meno però. Appunto. Noi abbiamo fatto un'analisi interna, io sono in linea col mister. È stato un problema di approccio mentale alla gara più che di scelte dei singoli calciatori. Noi abbiamo una rosa estremamente attrezzata, abbiamo 20 calciatori importanti che chiunque viene chiamato è all'altezza della situazione. Con l'approccio giusto, Tavernella alla nostra portata, indipendentemente dalle scelte degli 11 che ha fatto il mister. Il problema non è stato tecnico o tattico, ma è stato semplicemente di approccio alla gara in un tempo, perché è stato il primo tempo in cui, che è stato buttato via, in cui ci siamo messo in un buco sotto 2-1 e poi dopo non siamo riusciti a venirne fuori. Perché il secondo tempo è stato buono, la reazione c'è stata, abbiamo fatto un gol, ne abbiamo create tante di situazioni, anche poca fortuna, ma non deve essere una scusa, deve essere un mea culpa, perché in quella situazione ci siamo messi noi con un approccio non adeguato agli obiettivi importanti che ci siamo prefissi in questo momento. Gigi. Nel primo tempo avevi solo Monacizzo praticamente a fare legna, come si suol dire, dopo una mano gliela data anche Borgobello. Va anche detto che Borgobello non era in condizione magari per fare tutta la partita, perciò c'erano delle scelte anche obbligate. Le scelte erano obbligate, però confermo che non è stato un problema di tecnico di uomini scesi in campo, perché entrambi i gol sono venuti su palaferma, perché uno è venuto su calcio d'angolo contro, quell'altro è venuto su calcio d'angolo a favore, su delle situazioni provate e previste in cui per mancanza di cattiveria non è stato fatto quello che avevamo preparato. Perché comunque abbiamo un ottimo staff di match analysis che prepara ogni singolo dettaglio dell'avversario. Eravamo pronti a quelle situazioni, semplicemente non abbiamo fatto quello che andava fatto, proprio perché non c'era la determinazione giusta, che è una categoria importante come la Serie D, la quarta serie del calcio. Basta poco, basta una frazione di secondo arrivare in ritardo, che la palla l'hanno già giocata e ti infilano, e così è stato. Mentre il direttore parla, vediamole queste immagini, quindi sì. C'è anche una responsabilità personale del ragazzo. C'è anche un pizzico di sfortuna, perché se vedi il secondo gol, c'è una situazione di pericolo per loro, un tiro di Ferretti che è rimpallato, murato da un giocatore avversario che poteva essere gol per l'Imola, sulla ripartenza ha preso gol. Queste sono le immagini naturalmente di schermaglie, ieri, schermaglie iniziali. Inizio partita. E, no, dicevamo, c'è un po' di responsabilità da parte del ragazzo che forse poteva intervenire con più... Sì, però parliamo sempre di un 98 che ha rincorso per tutto il campo un giocatore che magari aveva anche un po' di corsi in più di lui e non gli ha fatto il fallettino tattico. Un altro giocatore magari l'avrebbe preso per la maglietta o l'avrebbe fermato in qualche modo. Ecco, potevi fermarlo ancora nella tua metà campo, potevi rischiare l'ammonizione, ma si rischia l'ammonizione in quelle situazioni. Infatti forse ecco, la mancanza di attenzione si riferisce appunto a quello, alla concentrazione del mister si riferisce appunto anche a un fallo tattico che andava fatto. Però io mi sento di dire che non è un discorso di un nome o un cognome, sì. Perché buttare la croce addosso a un ragazzo sarebbe sbagliato. È stata una cosa generalizzata, sì. In cui se nel corso della gara del primo tempo ci fosse stato da parte di tutti un atteggiamento diverso, una concentrazione diversa, il primo tempo finiva 2-0 e gli episodi lasciavano il tempo che trovano. E anche la sfortuna, e anche i tiri in cui prendiamo un nostro compagno, che oggettivamente esistono, ma partono da delle condizioni in cui ci mettiamo noi e che dobbiamo ragionare in grande e essere più forti anche di tutte queste cose che rischiano di diventare degli alibi. Il mister diceva nell'intervista: sapevamo che non le avremmo vinte tutte. Questo è il primo gol. Sì, intanto lasciamole andare le immagini così le vediamo. Questo è il vantaggio. Ecco, tanti dicono dopo...
dopo il vantaggio hai una squadra che sa solo, diciamo, ripartire, che non sa attaccare, perché non le abbiamo fatte attaccare loro e le abbiamo fregati noi con le nostre ripartenze? Però è la filosofia, diciamo, di questi molesi. Il mister vuole, diciamo, il risultato tramite il gioco e ha continuato a giocare, ecco. Ma questo tipo di discorso, che immagino non sia il tuo, sia il Vox Populi, certo, è un pochino come se il calcio fosse un videogioco. Il mister non ha il joystick in mano, ma fa delle esercitazioni in cui cerca di trasmettere una mentalità a una squadra, certo, e di fare un imprinting tattico che non è che con un battito di mani sparisce. E quindi siamo costruiti per imporre il nostro gioco. Il loro pareggio. Questo è il loro pareggio, c'è la parata prima del portiere, poi in mischia. C'è lo scherzo di carnevale, poi siamo appunto in tema di carnevale. Vabbè, e carnevale sa risolvere queste, no, sul ragionamento che ha detto, ecco, questo è forse la ripartenza sul tiro di Ferretti ribattuto addirittura da un compagno. Vediamo. Vedi, riparte praticamente di qua e lo accompagniamo. Lo accompagniamo fin tanto che lui non smarca il giocatore davanti al portiere. Ma se riguardiamo l'azione, non è una cosa di un ragazzo. No, non è una cosa. Perché c'erano almeno tre occasioni in cui si poteva fare il fallo per intervenire. Certo, certo. Sì, almeno tre occasioni. Vai. La possiamo rivedere questa immagine? Perché è chiaro, sembrava più. Ma ti ho detto, da come è ripartita poteva fare falle uno, poi dopo poteva fare falle un altro. Già nella metà campo degli ospiti, se la detto, fallo un normale fallo per rompere per fare un'azione, ma magari un contrasto vincente con più di un'intervenzione, certo, ecco, la colpa maggiore la pelo Saporetti, che poi, ecco, qui vediamo che c'è il primo passaggio ragazzino, che già, lì puoi già fare fallo, qui, ma anche qui lì lo inseguiamo, qui rischia, ecco, lì chiaro che rischia un cartellino colorato o anche scuro o di rosso, però puoi farlo, perché è già un po' dietro, ho capito, però non è l'ultimo uomo, c'è ancora un uomo libero. Perciò, poi arriva il pareggio, dopo il pareggio ci sono le occasioni, però. Sì, ripeto, il problema, perché dopo la prestazione c'è stata, quindi il problema è stata quando prima non c'è stato e che ci siamo messi in condizione di giocare 45 minuti sotto di un gol e quindi di dover fare qualcosa di eccezionale. Bastava fare 90 minuti, come abbiamo fatto il secondo tempo, che il Tavernelle, chiunque avesse giocato, è una squadra a nostra portata in casa. E il problema è stato quel tipo di approccio, però siamo sereni, l'abbiamo analizzato e sarà una crescita, ecco, per la squadra a questo tipo di esperienza. Due ragionamenti. Il primo, un po' l'abbiamo già affrontato, c'erano troppe aspettative su questa partita, che sembrava in casa, siamo lanciati, non dico di aver sottovalutato la squadra, però di aver pensato che forse era più facile di altre gare. Il secondo ragionamento è legato al fatto della mentalità di Baldini, cioè attaccare anche quando la situazione è sotto controllo, deve essere così la logica? Parto dalla seconda domanda, è il discorso che facevamo precedentemente, certo. Non si può cambiare una costruzione, una mentalità tattica che è partita dal 18 luglio con esercitazioni di un certo tipo e che quando ottiene risultati ci fa divertire, perché abbiamo visto partite in cui c'era da spellarsi le mani dagli applausi, quest'anno ci siamo divertiti veramente, quindi non ci si può ipotizzare dei cambi in corsa o trasformare una mentalità costruttiva in una mentalità speculare con un battito di mani. La squadra è costruita per fare questo tipo di gioco, che è un disegno tecnico-tattico che abbiamo fatto fino in estate assieme al presidente Lorenzo Spagnoli, per fare un certo tipo di calcio, e per cui è stato chiamato un allenatore con una certa idea di calcio ben chiara, che è Francesco Baldini, e che sta facendo benissimo. Siamo lì che comunque con questo gioco propositivo ci stiamo giocando l'obiettivo massimo, è un'utopia pensare che si possa cambiare in corsa così e cominciamo a fare le barricate, non lo vogliamo neanche. La prima domanda, aiutami. Se adesso mi è passato di mente, che me non mi torna in comunque, mente. Correggio Elia, a dimostrare se una settimana prima, ecco, abbiamo detto tutti bravissimi a Limolese. Ma anche il secondo tempo. Avete sottovalutato. Sì. Ah, ok. E sulle pressioni mi dicevi, sì, adesso mi è venuto in mente. No, non abbiamo sottovalutato le pressioni. Noi, se vogliamo lottare per quel tipo di obiettivo, che è la vittoria del campionato, perché siamo partiti con l'obiettivo di migliorare la stagione scorsa, ma adesso che siamo lì, noi ce lo vogliamo giocare. E quindi, se l'obiettivo deve essere quello, non ci deve essere pressione nel battere San Donato Tavernelli in casa.
se vuoi lottare per quell'obiettivo lo devi fare, punto. E non l'abbiamo sottovalutato, evidentemente non siamo stati abbastanza bravi nell'arrivare nella condizione psicologica ideale, perché il problema è stato il primo tempo, per fare una prestazione di 90 minuti, non solo di 45 come è stato il secondo tempo. Riguardando la classifica che la regia ci ha messo poco fa, c'è più delusione perché adesso il Rovigo è tornato in testa o anche tranquillità relativa perché comunque Lentigione, Ravenna e Correggese hanno perso tutte e tre? Ma abbiamo quattro avversarie che si giocavano che lottano insieme a noi. Tre hanno steccato completamente, di più non si può chiedere. Credo anche lì sarebbe un'utopia chiedere che perdano tutti. Non, va bene così. Delta ha fatto fatica, eh? Delta ha fatto fatica. Ha giocato con un uomo in più del ventesimo, ha fatto gol su rigore. Ha sbagliato, e poi il, rigore. Ha sbagliato il rigore. Esatto. Un'altra squadra. Però mentre io sono convinto che nei 90 minuti il risultato di una gara possa essere bugiardo, nelle 34, 38, 42 partite, a seconda di quello che è lungo campionato, i conti tornano, il palo dentro, palo fuori, ritorna. Quindi se in questa gara avranno avuto fortuna, ci sarà la gara che gli tornerà indietro. Come è successo a Ravenna, che ha vinto alcune partite probabilmente all'ultimo minuto, bravi a crederci, però in cui, leggendo i tabellini, gli episodi, può essere stato a loro favore. Domenica, che mi hanno detto che hanno schiacciato lo Scandicci, l'episodio è stato a loro sfavore. Alla distanza la classifica fa emergere i valori che rispecchia un campionato. Rientrano in corsa però, come ho detto all'inizio trasmissione, alcune squadre che adesso forse erano un po' staccate, giocavano più tranquille, ora si giocano, e una è l'avversaria prossima delle Molese, si giocano ancora i playoff, e sono lo Scandicci, il Castelvetro e anche il Mezzolara, che vedono i playoff a 2, 3, 5 punti. Questo è un bene perché daranno battaglia anche alle altre vostre avversarie, ma c'è già lo Scandicci. È il bello del calcio, perché effettivamente anch'io sarei il primo che avrei detto che la corsa playoff era chiusa, sembravano cinque squadre che avevano preso il largo, poi la Correggese ha perso tre partite dietro fila, complice qualche risultato positivo di quelle sotto, e adesso si è riaperta. E, io credo che lo spettacolo sia sempre qualcosa di positivo, ecco, poi noi pensiamo a noi stessi, siamo concentrati su noi stessi nel migliorarci e nell'affrontare partita per partita, per capire alla fine del campionato cosa ci siamo meritati. Ecco. Scandicci per Limolese, ma anche Mezzolare per il Delta. Mezzolare, cioè, non è che sia una partita facile facile. È un campionato che ha un'identità ben precisa, che non ha la corazzata, che è qualcosa che troppo spesso viene evidenziato. Non c'è il Venezia, la San Benedettese, il Piacenza, il Parma di anno scorso nei vari gironi, corazzate vere. E adesso sono in testa alla Lega Pro. Sì, esatto, sono squadre Venezia, Parma e Padova. È verissimo, che si lotta alla Serie B. Però il livello in basso è molto alto. E quindi queste sono squadre di centro classifica, addirittura di medio-alta classifica, ma veramente un campionato in cui non si può abbassare la guardia con nessuno, perché in basso il livello è alto, e se non hai il giusto approccio alla gara, con chiunque puoi lasciare dei punti. E quindi credo che dobbiamo anche qui, come dicevo prima, essere concentrati su noi stessi e approcciare nella maniera giusta la gara, indipendentemente da qual è l'avversario, perché comunque non, squadre materasso non ce ne sono. Scandicci, ci ricordiamo l'andata, i loro lungagnoni in difesa, tutti a fare muro, e poi è andata come è andata. Ci aspettiamo la stessa gara anche domenica prossima? Ci aspetteranno, faranno qualcosa di più, giocheranno di più, adesso anche perché sento l'odore del playoff, vengono da questa mezza impresa di Ravenna? Sì, da quel che so io ho dato continuità rispetto a quella che era l'andata, quindi sarà sempre una difesa 3 che diventerà 5, dei centrali forti, specialmente quando giocano bassi e che occupano bene gli spazi, è una squadra tosta in cui sarà importante anche lì sbloccarla, ma in generale avere un certo tipo di mentalità, ma rischio di essere ripetitivo, ma dobbiamo concentrarci su di noi, perché sono convinto che abbiamo un potenziale importante e che se abbiamo dimostrato nel corso dell'anno che se facciamo la prestazione, correggio su tutti, ma anche Mezzolara secondo me è stata un'impresa, perché abbiamo battuto una squadra forte che in casa sua non perde praticamente mai, se facciamo quello che dobbiamo fare possiamo pensare a noi stessi. Poi oggettivamente lo Scandicci è un avversario che ha dei valori e non sarà facile, ma
Credo che questa settimana di lavoro mister Baldini farà un ottimo lavoro, andremo là preparati. E poi entreranno Selvatico, Tattini e Scalini. Non parla dei singoli? Non parla dei singoli. Però è più importante, è più importante averli che non averli. No, sono, ripeto, il mister ha 20, non è 18, veramente 20. Una frase fatta, abbiamo veramente una squadra, perché guarda, da direttore sportivo penso di poter fare questo discorso, c'è chi può costruire la squadra sugli 11, chi sui 14, chi sui 16, noi abbiamo fatto un gruppo di ragazzi veramente competitivi per la categoria e io sono sempre stato sereno anche quando avevamo tante assenze importanti, perché abbiamo sempre messo una 11 titolare estremamente competitiva. Sono più concentrato sull'approccio mentale dei ragazzi che sulla scelta dei calciatori. Poi quella la fa il mister, è bravissimo a farla, ci ha sorpreso tantissime volte con formazioni che non ci aspettavamo e ha sempre avuto ragione, e quindi la formazione è l'ultimo dei miei problemi. Diamo uno sguardo veloce al prossimo turno che un po' è stato anticipato nelle chiacchiere di questa trasmissione. Abbiamo l'Imolese che va nel campo dello Scandicci per il Lentigione, trasferta non facile nel campo del Castelfranco perché si sta giocando la salvezza, come si sta giocando la salvezza l'Adriese che va a Ravenna. La Correggese ospita la Collizzana, squadra di media alta classifica. Il Mezzolara, come ha ricordato poco fa Gigi Ravaglia, ospita il Delta Rovigo capolista. Prima di concludere, come sempre, uno sguardo anche al girone F del campionato dilettanti, dove purtroppo l'Alfonsini ha perso in casa 1-2 con il Pineto, lo vedete indicato, non è andata bene nemmeno, ha vinto sì il Romagna Centro in trasferta, non è andata bene la San Maurese, ha vinto il San Marino, li vedete il quadro completo dei risultati nello schermo, in classifica è dura per le romagnole perché la San Maurese rimane agganciata alla zona playoff nonostante la sconfitta, 37, ma si avvicinano quelle dietro, il San Marino è ancora lontano dalla zona playoff, ma non ha è fatto, detto. Ha fatto gol Baldassi e il San Marino potrebbe ancora entrare in zona playoff. Potrebbe entrare, Romagna Centro respira grazie a questa vittoria, mentre l'Alfonsina è inguaiatissimo perché ha 18 punti, soltanto uno in più rispetto alla Civitanovese, che è quella che retrocede direttamente, ma che ha una partita in meno, però confidiamo che l'Alfonsine possa riprendersi. L'ultimo sguardo è al calcio di serie di calcio a 5, la serie B vede sconfitta l'Imola e non è andata bene nemmeno, e queste sono le immagini di sabato all'Imolese, fra l'altro non so se il direttore sa qualcosa, insomma c'è stato in questa sfida un po' di attrito a fine gara, non dico una rissa, ma un po' di caldo. È vero? Mi hanno detto, però sinceramente non. Insomma, ci sono state un po' di polemiche. Te cosa che sai, Gigi? Il portiere avversario abbia così indispettito un po' tutti, festeggiando in malo modo, magari fuori casa, certe cose vanno anche evitate. Purtroppo alla fine è arrivata una sconfitta, ha perso anche il Favenzia nello stesso girone B di Serie B è stata una giornata da dimenticare per l'Imolese in questo caso, vediamo alcune immagini, naturalmente non andiamo a soffermarci sul discorso rissa o altre problematiche. Io ringrazierei Filippo Ghinassi prima di andare alla seconda parte, che oggi è una seconda parte particolare, Gigi Ravaglia rimane con noi perché non parleremo solo di pallacanestro, anzi, ma non vi svelo di più. L'ultima battuta è: il cammino continua con la convinzione, come ha detto durante la trasmissione il direttore, di vincerlo questo campionato. Assolutamente sì. Adesso è quello. Noi siamo lì e ce la vogliamo giocare. Vogliamo far tesoro di quello che è successo e ce la metteremo tutta. Poi ripeto, ci sono anche gli avversari e ce la metteremo tutta, ma prenderemo atto alla fine se avremo meritato il massimo obiettivo, se ci sarà stato qualcuno che è più bravo di noi. E poi, come ha detto l'uomo Gobardi, se viene anche una mano dal tifo, non è assolutamente non è sgradito, ecco. Assolutamente ci piacerebbe, perché credo questi ragazzi e questa proprietà stia facendo qualcosa di importante per questa città. Si vedono in giro piazze che non hanno gli occhi per piangere e veramente possiamo fare a Lugo, non c'è più il calcio, a Castel San Pietro si è finiti nelle categorie veramente semi amatoriali. Questa città, questo territorio, ampliamolo, perché assolutamente, e qui c'è qualcosa di importante
importante, che con basi estremamente solide, che si può, chiunque può venire al centro, Bachilleghi, a toccarlo con mano, e che meriterebbe una risposta. Probabilmente sono dinamiche che hanno bisogno di un tempo di maturazione. Noi siamo ottimisti, i dati sono in crescita rispetto all'anno scorso e speriamo che continuino a esserlo. Negli ultimi 10 minuti, se c'era un po' di tifo cattivo, diciamo, aiutava e poteva anche condizionare un attimo l'arbitro. Tal proposito, guarda, neanche farlo apposta, questa mattina ascoltavo Radio Rai anch'io, su Rai 1 alle 9 di solito la mattina che ascolto la radio, c'era Ancelotti, quindi una qualsiasi, in collegamento telefonico, e gli hanno chiesto quanto conta il tifo dell'Arena di Monaco. Tanto. Dal punto di vista della testa può contare anche un 30%. Certo. Sì, sono d'accordissimo. Poi l'ha detto Ancelotti, non un 5, anche un 30%. Ma sono convinto. Come stimolo mentale. È verissimo. Poi i nuovi stadi di concezione senza la pista, io credo che l'abbiamo toccato male con la Juventus. La Juventus, da quando è andata alla Juventus Stadium, si è elevato il livello delle squadre, ma sta facendo delle strisce, sta per battere il record di vittorie in casa assoluto del Barcellona di non so che anni. Quindi Arimola c'è un po' di pista, un po' di campo largo. Però se siamo un po' di più, sono convinto che l'accorciamo. Un po' di più e urlare. Non andate via, torniamo tra pochissimo e andiamo a parlare di pallavolo, ve lo svelo. Seconda parte del dopo partita, prima di presentare gli ospiti, volevo dare uno sguardo veloce al campionato di pallacanestro. Andrea Costa, che è impegnata domani a Mantova, si è disputata comunque la 23esima giornata del campionato di A2. I risultati indicano la sconfitta in casa nel derby di Forlì contro la Fortitudo, la vittoria nell'altro derby di Ravenna contro Ferrara, cade Recanati a Trieste, vince la Virtus Bologna, vince Chieti contro Piacenza. Questo è un risultato che interessa all'Andrea Costa. A questi risultati, non li ho letti tutti naturalmente, abbiamo in testa tre squadre: Virtus Bologna, Treviso e Trieste a 32 punti, con Bologna con una partita in meno. In coda Forlì rimane 8, Recanati rimane a 12, l'Andrea Costa, che deve giocare domani a Mantova, è a 16, a 18 invece Chieti raggiunge Ferrara, che comunque sono a 2 punti, addirittura a 4 ci sono altre due squadre che sono Udine e Piacenza. In studio possiamo far vedere i nostri ospiti, partendo dalla mia destra abbiamo Sofia Cavalli ed Elisa Ferracci, invece vicino a Gigi Ravaglia il presidente, perché loro sono le giocatrici della Clay Volley, e c'è Maurizio Barelli. Ben arrivati naturalmente a tutti. Grazie. Io chiedo a Gigi di presentarci. Innanzitutto abbiamo abbellito lo studio. Noi potevamo andare chissà a fare un perché giro. E poi è bello avere anche ospiti diversi. Col presidente ci siamo visti ad inizio campionato, la prima intervista mi ha detto: beh, vogliamo innanzitutto cancellare una stagione poco felice e vogliamo salvarci magari con un certo anticipo. Invece è andata molto meglio. Siamo oltre le aspettative. Sì, c'è stata notevole sorpresa, diciamo che non era previsto di avere un inizio di campionato, ma poi siamo già oltre la metà di questo tipo. Diciamo che le ragazze ci hanno messo molto del loro e il loro coach pure, si sono impegnati tantissimo e i risultati si vedono. La società è molto contenta di questo evento perché onora il volley imolese, che da un po' di tempo insomma arrancava. Negli ultimi 2-3 anni insomma abbiamo tirato fuori un percorso positivo e proseguiamo. Serie B2, girone E, siete attualmente quarte o quinte in classifica, comanda Empoli 47, Quarrata di Pistoia 43, poi un'altra squadra toscana 40, se non erro, Pisa mi pare, sì, e poi a 38 Forlì e Imola. Come vi trovate lassù in alto? Partiamo da Sofia. Diciamo che per adesso il campionato tutto bene, fino a 3 giornate scorse ci siamo trovate a livelli un po' più alti, terzo posto, abbiamo chiuso diciamo dicembre-gennaio con un bel terzo posto, adesso ci giochiamo appunto ancora queste posizioni e speriamo che continui. State togliendo le soddisfazioni, mi state divertendo, perché poi è importante, voi siete giovanissime, no? Sì, allora per me nel senso è una bella soddisfazione perché diciamo che è il mio primo vero anno in B2, comunque sei il campionato di casa, sì, di Imola. Sì, di Imola, è un campionato nazionale, mi sto divertendo, mi trovo bene con le ragazze e l'allenatore,
spero che questa avventura continui e finisca nel modo migliore. Elisa Ferracci invece ha fatto un po' più di strada, viene da Iesi, giusto? Sì, esatto. E gioco a Imola da 2 anni, diciamo, e mi sono trasferita qua per l'università essenzialmente. Poi ho trovato la CLE che mi ha ospitato, diciamo, e da 2 anni, insomma, sono qua. Giochi e studi, cosa studi? Studio biotecnologia, sono al terzo anno, dovrei laurearmi. Sì. Biotecnologia. Più o meno. Ci facciamo spiegare che cosa vuol dire? Non ci vorrebbe troppo, nessuno capirebbe. Presidente, le ragazze affiatate, giovani. Sì, le ragazze giovani affiatate, ma poi non solo questa è la punta, c'è il resto, che è notevole, oltre 200 atlete agoniste, un avviamento di oltre 100 bambini. Loro sono quelle della B2, poi ci sono altre categorie, no? Tante altre categorie. Ieri tra l'altro abbiamo vinto una partita importante con l'Under 14, per cui siamo a livello regionale, si può dire praticamente, speriamo di proseguire anche questo percorso, perché noi contiamo molto sul vivaio, come fanno tante società, ma insomma con la penuria anche economica che abbiamo oggi nel mondo sportivo ed economico, insomma, si cerca sempre più di sviluppare l'interno, le potenzialità. E noi siamo molto contenti perché abbiamo ragazze che crescono dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista scolastico, bisogna anche dirle queste cose, perché solitamente si è rivelato chi si impegna nello sport poi ha anche dei risultati scolastici notevoli. E questo fa piacere. Il futuro insomma è alle porte per la pallavolo femminile imolese, dopo la fine del Famila, diciamo così, abbiamo questa rinascita voluta da noi, occorrerebbe collaborare molto di più tra le società sportive locali, ma purtroppo il Signore non ci dà questo miracolo. Ognuno ha il suo campanile? Purtroppo, anzi a volte anche un po' in contrasto, il che non aiuta molto. Questo non va bene, ecco. Si respira anche un'altra aria, diciamo, al palazzetto. Vedo più entusiasmo. Io sono venuto 3 partite e vi ho portato bene, 3-0 tutte e 3, perciò il coach spesso, ha detto devi venire più spesso. Salutiamo il coach, è diventato papà anche. Eh sì, Manuel ha avuto un bel maschietto, Matteo, siamo tutti felici anche di questo evento, naturalmente, che è stato poi domenica, praticamente sabato scorso. Ok, tutto bene. C'è soltanto il neo della Claudia che si è purtroppo infortunato. Questo è un problema abbastanza grosso che stiamo tamponando egregiamente. Allora, la Claudia ha avuto un infortunio grave, diciamo, al ginocchio, per cui praticamente fino a settembre non possiamo contarle, poi vedremo. Subirà anche un intervento chirurgico. Al suo posto abbiamo la Chiappatti, che nella prima partita disputata come prima donna, possiamo dire, in quel ruolo se l'è cavata molto bene, è giovane, viene da medicina, così. Quindi sempre vicino? Sì, perché poi viene da Borgo Signano, in realtà. È una montanara come me, io di Fontanelli, c'è lei di Borgo Signano. Bisogna rendere onore a tutti i territori, perché è nella coralità che si vince, lo sport di squadra insegna. Quindi la Chiappatti ha sostituito Claudia, lo schema della squadra, per quanto abbiamo avuto modo di vedere, perché il coach decide anche variazioni improvvise come la loro caratteristica, però per ora ci sembra che l'impianto della squadra rimane tale quale, solo con questo innesto, vedremo cosa succede. La capitana della prima partita in cui è mancata la Zanotti, la Piolanti, una tedesca insomma che ci pare che... che sì, adatta al ruolo. Non si è sentito alzare il microfono, perché è adatta al ruolo. È adatta al ruolo, sì. Brava Elisa, ecco, mi sembra che unisca bene le doti di compagna a quelle di conduttore, come compete una capitana. Insomma, stiamo sostituendo bene Claudia, la rimpiangiamo perché insomma ci faceva molto piacere. Ma qual è l'obiettivo adesso vostro, che vi trovate lassù? Diciamo playoff. Dai. Ecco. Ormai ci siamo, direi. Ormai ci siamo, lo dice lei.
Sì, brava. Se credete nei playoff, mancano però qualche punticino. Vabbè, cioè, due punti, dai. Si può recuperare. Sì, sì. Speriamo in un fallimento delle altre squadre. Fallimento. Beh, basta vincere le partite, avrete degli scontri diretti, se le altre no? squadre perdono un po' di punti, volendo. Gli scontri diretti? Non c'è uno scontro diretto? Sì, cioè, abbiamo adesso Empoli contro la prima in classifica, in casa nostra, diciamo, che gioca un po' a nostro favore, speriamo. Ma abbiamo già battuto la prima in classifica, quando era primo il 40. Sì. Quindi c'è l'idea di arrivare ai play-off e magari... Imola la può ospitare una B1, quindi di volley? Sì, bella società, l'abbiamo già dichiarato sulla carta stampata, la società è pronta, nel senso che la categoria B1 è una categoria superiore alla nostra, però non richiede enormi cambiamenti. Di certo, e qui se ho detto tasto dolente dei presidenti, abbiamo il problema di aumentare le sponsorizzazioni, che non è sempre facile, però insomma sarebbe sopportabile secondo la società, tenendo conto appunto che abbiamo delle ragazze che crescono, Sofia è una di queste, anche sebbene è in prestito per la precisione, perché bisogna anche... È del Borgo Tossignano. No, è in prestito un'altra società imolese, che quindi insomma si collabora sotto questo aspetto. Ah, qui c'è, sì. Quindi si vede insomma che lavorando insieme si otterrebbe... Quante sono le ragazze di Imola e territorio nella scuola? Quasi tutte, eccetto una bergamasca che però si è praticamente vive ad Imola perché è venuta a vivere qua in coppia. Una marchigiana che studia a Bologna. Una marchigiana che studia a Bologna, e poi abbiamo una bolognese, sì, la Francesca Severi, bolognese. C'è che Giulia. E Giulia Collet, che non saprei a questo punto se definirla imolese. È imolese anche lei? L'abbiamo acquistato il cartellino, peraltro, quindi è proprio nostra, viene dal Veneto, dal nord del Veneto, ed è il nostro posto, un'eccellente ragazza, di carattere e di gioco. Sì. Ti faccio un appello al presidente Clay, visto che è un amico, tira fuori la pila, anche perché hanno detto così che la Clay ha, diciamo, fatto un fatturato incredibile quest'anno, un aiutino in più alle tue ragazze, so che ci tiene, perciò è il momento. Vieni a vedere il presidente. Ringrazio dell'appoggio, sì, è venuto anche recentemente, gli abbiamo consegnato una maglia nuova di fronte al pubblico. Sì, segue, diciamo, non è il tifoso classico, mi ricordo Brusa nel basket anni fa, che ma anche lo stesso Domenicali, come presidente della società. No, lui è molto più tranquillo, però segue, partecipa alle nostre iniziative annuali, quelle insomma sociali, una persona attenta e peraltro rende merito alla dirigenza di fare da sola, perché il rapporto con la cooperativa CLAI è sempre stato che non interferisce con le vicende societarie del post sportivo. Non molto chiede bello. Risultati di vincere il campionato. Non chiede, gli interessa il giovanile, lo sviluppo del giovanile. La loro attenzione è centrata su quello. Elisa, mi chiedo, vi divertite tanto? Quali sono i vostri obiettivi? Poi lo chiedo anche. Adesso arrivare naturalmente ai playoff, l'hai già detto, però... Va bene, l'anno era iniziato con un tentativo, diciamo, di riscatto dall'anno scorso, che non è andato proprio come doveva andare, diciamo. Io in prima persona giocavo anche l'anno scorso lì, e adesso l'obiettivo iniziale era la salvezza. Ci siamo dimostrate che possiamo fare molto di più, e naturalmente il nostro obiettivo adesso è divertirci, raggiungere i playoff, perché abbiamo le capacità per farlo. E quindi il pubblico c'è a vedervi? Quanta gente viene? Sulle 200. Avreste bisogno di un po' più di supporto? Sì, dai, un po' più di tifo ogni tanto, è un po' spento a volte. Un po' spento. Quando servirebbe. Sono gli amici spenti, no? Tranquillo, è molto tranquillo. Gli amici, genitori, chi viene? Sì, genitori, o anche le bambine che altre ragazze allenano, vengono sempre a vederci, fanno anche il tifo. No, dai, alla fine il pubblico c'è. Sofia, hai detto a Borgo Tossignano di venire tutti a vedere la partita? Sì, no, allora cioè, diciamo che prevalentemente vivo a Imola, vado a scuola a Imola, faccio sport a Imola, però sì, magari qualche personcina in più farebbe comodo. E comunque ci divertiamo, per adesso è proprio una bella stagione, e come obiettivo speriamo di crescere sempre di più e riuscire appunto a arrivare a questi playoff.
Ragazze convinte, gioiose, ma anche con lo spirito giusto, no? Sì, siamo, sì, infatti, come dire, abbiamo preso bene, no? Si dice così. Abbiamo preso bene, ma è questo miscuglio di preparazione sportiva e anche personale, perché non mi stancherò mai di dirlo, gli sport di squadra favoriscono notevolmente la crescita umana delle persone, perché vivere in squadra è come un po' in caserma, no? Si deve un po' per forza, ma anche ci si mette a dura prova per quello che è il proprio temperamento, il sopportare l'altro, l'aiutarsi, tutta una serie infinita. E la nostra squadra, questa come anche le altre, vivono lo spogliatoio, come diciamo nell'ambito sportivo, vivono lo spogliatoio come una piccola famiglia, in cui ci sono le disgrazie e le gioie, in cui ci sono l'aiutarsi l'un con l'altro, o anche dirsi a muso duro cos'è che non va, perché questo sarebbe molto opportuno anche nella società, no? Che ci si dicesse le cose che si sentono, senza esagerare in tutto modo, ma facendolo presente. Ecco, nello sport c'è questa maturazione che mi pare molto, molto importante nelle ragazze. E noi abbiamo queste splendide giovani, no? che crescono e che ci saltano davanti. Ogni anno vediamo proprio, anche oltre al fattore fisico, perché alcune sono alte, alcune sono più atletiche, più veloci, diversi tipi, però vediamo anche questa crescita personale che ci fa molto piacere. E quando una se ne va, diciamo che ci soffriamo, soffriamo un pochino, sì. Siete una famiglia. Sempre. Sofia, come va la scuola, visto che Elisa mi ha detto che si deve laureare a breve? Si riesce ancora a mantenere sport e scuola? Allora, io sono in quinta superiore. E è dura quest'anno. Beh, sì, però diciamo che se ti piace riesci a combinare entrambe le cose. E, sì, cioè è difficile, però quando una cosa ti piace tanto, cioè per me la pallavolo è una cosa abbastanza importante, riesci a combinare entrambe le cose e riuscire a far venire fuori una bella cosa, diciamo, entrambe. Quindi oggi i nostri telespettatori ce ne sono accorti, non siamo entrati nel tecnico, nel campionato, abbiamo detto solo qualche battuta perché lo spirito era di parlare di voi, e naturalmente. Poi speriamo di avere altre occasioni di guardare come mai avete vinto, come mai avete perso, speriamo parlare solo delle vittorie, no Gigi, sei d'accordo? Certo. Perché non aveva senso chiedergli, anche perché c'era il turno di riposo. Sì esatto, però, però il prossimo è il derby con lui. Ecco, l'unica cosa è che dobbiamo arrivare alla battuta finale, quella. La prossima giornata. Lugo, come dire, quando si gioca i derby è sempre complicata, è più complicata. Beh, teoricamente ovviamente siamo migliori noi, però questo, la classifica parla, però questo favorisce il Lugo, per ironia della sorte, perché è già accaduto diverse volte, anche quando noi eravamo più indietro, che chi non ha nulla da perdere si mette là tutto, e chi sta in alto magari sente il peso del risultato. Noi alle ragazze diciamo sempre che devono giocare una partita alla volta, una palla alla volta, e devono pensare solo a giocare, non ad altre problematiche, che sono problematiche a cui pensa la società, al risultato complessivo, a come va la classifica, loro non deve importare. Se loro si impegnano i risultati arrivano, e l'importante è che giochino la palla in quel momento ben preciso, nel modo migliore possibile, pensando solo a quello. Poi per invogliare anche il pubblico ad aumentare, non manca mai negli intervalli il sorteggio dei prodotti Clive. Sì, abbiamo questo dono. Sei sempre a mangiare. Ma io guardo sempre al biglietto che mi danno, sì. Mai vinto niente per quello, capito? Questa volta ci ho dato vicino. Perché c'è l'estrazione. In ogni set c'è l'estrazione dei prodotti Clive. Di un prodotto offerto. Vedi il prodotto Clive che ti passa davanti. Dai, che non si può fare pubblicità così. Qualità, quanto c'è la qualità? No, basta. Abbiamo scherzato perché la qualità della squadra. Sì, la qualità della squadra, in queste splendide ragazze che ci hanno fatto compagnia oggi, che ringraziamo naturalmente. In bocca al lupo per il derby, ma anche per le prossime partite. Grazie. Allora, il derby in casa, in trasferta? Siamo in trasferta. In trasferta a Lugo, e a poi Lugo. La prossima in casa quando sarà? La domenica successiva, che mi sembra il 12, se non sbaglio. Comunque è la seconda domenica di marzo in casa. La seconda domenica di marzo, che incontrerete?
Dunque, troppo difficile il Defiance. Va bene, guardiamo il calendario la prossima volta perché non c'è più tempo. Io ringrazio veramente Elisa Ferracci, Sofia Cavalli e il presidente Maurizio Barelli. Gigi, volevi fare un'ultima domanda? No, tutto bene. Una bella squadra abbiamo tutto bene, oggi. Bella squadra oggi, belle ragazze. Era per dare un taglio differente. Speriamo soltanto che siano, che continuino ad essere vincenti. I playoff sono lì, sentite l'odore. Allora ci ritroviamo ai playoff. Speriamo. Speriamo, incrociamo le dita. Arrivederci. Grazie.